incontro questa sera a Villa Serra per definire scenari e possibilità di investimento. Partiamo dagli scenari di rischio, lei ne ha indicati quattro. Sì, i quattro scenari di rischio sono sostanzialmente legati al quadro geopolitico, perché rispetto ad una situazione economica che continua a manifestare dei segni positivi in termini di andamento per i prossimi anni, il quadro geopolitico era e si sta facendo molto complesso. In particolare mi riferisco a quelle che possono essere le elezioni europee, che potrebbero cambiare il quadro di sviluppo del progetto europeo e dell'euro, e il secondo quadro geopolitico di difficoltà è quello legato a delle particolari territori con delle tensioni geopolitiche forti, e facciamo riferimento alla Corea del Nord, facciamo riferimento alla Siria e a tutti quegli altri paesi dove ci sono delle situazioni sulle quali oggettivamente la tranquillità non è assoluta e che potrebbero ovviamente incidere sulle situazioni di investimento dei nostri clienti. Andiamo proprio sugli investimenti, lei ha detto meglio le azioni dei bond. Assolutamente sì, tenendo conto che per investire in azioni occorre sempre una forte disciplina di investimento, perché la volatilità potrebbe indurre ad entrare e uscire dal mercato azionario nei momenti meno opportuni, però in termini generali il trend di ribasso dei tassi sul mercato obbligazionario, che ha determinato il positivo andamento delle obbligazioni negli scorsi anni, questo con molta probabilità è un quadro che è terminato. Quindi ci dobbiamo aspettare certamente un mercato senza grandi rendimenti sulle obbligazioni per i prossimi anni, viceversa il quadro di ripresa internazionale, di reflazione come tecnicamente si dice, e l'uscita dalla crisi di molti paesi, direi che offre per quanto riguarda le azioni un quadro di investimento più positivo e sicuramente più redditizio nel medio-lungo termine. Molte le domande questa sera da parte dei clienti, alcuni hanno chiesto qualche anticipazione su quello che sarà il rapporto, il legame fra la banca Cesare Ponti e la banca Carige. Certo, è un legame ormai molto consolidato, perché la banca Cesare Ponti è entrata nel gruppo Carige 10 anni fa. Certamente ci sono degli sviluppi importanti che riguardano la banca, una maggiore integrazione all'interno del gruppo, soprattutto per mettere i prodotti della banca Cesare Ponti e la capacità di servizio per la clientela di private banking al servizio di tutti i clienti private della banca Carige.